E allora, Cingoli come sempre che fa da sfondo naturale e naturale. Artificiale, non la bella vista, la eh? Bella visuale, come sempre. Peccato c'è un po' di fuschia, altrimenti si vedono anche le coste della Croazia e soprattutto il mare. Ma ecco, c'è Tambu con i protagonisti di gara 1. Vai, Tambu. Sì, Riccio, mentre tu stavi navigando verso la Croazia, noi abbiamo raggiunto Simone Furlotti, che ha fatto un garone e al terz'ultimo giro, mi sembra, tu sei passato con una zampata feroce. Purtroppo è riuscito a infilarsi al primo giro, mentre ero primo, e allora ho fatto fatica un po' a passarlo. Però dai, sono molto contento della manche e vediamo come va la stagione. Ti sei accorto subito dell'uscita di Cervellin, dell'uscita dei giochi? No, assolutamente. Non l'hai visto, no. Non l'hai visto, è sparito. Va bene, comunque una gran bella gara, ha tenuto tutti attaccati allo schermo e quindi ti meriti il tuo premio, il primo premio per questa premiazione. E intanto abbiamo Ivo Monticelli che non ce l'ha fatta, sembrava... Vieni qua, ci sei? Ce l'abbiamo in camera? Sì. Allora... 3 giri dalla fine non ce l'hai fatta, hai dovuto lasciarlo passare, cosa è successo? Sì, è stata tutta una match dietro, è partito davanti, sono riuscito subito, riuscito a passarlo, dopo ho fatto tutta la match davanti, era difficile perché lui andava forte, forse ne aveva un pelino di più, anzi ne aveva un pelino più di me e mi spingeva, è stata dura, ma niente, abbiamo fatto secondi, siamo contenti e dopo... Non sono riuscito più a stare attaccato a lui, l'ultimo giro ho perso 2-3 secondi per causa di un po' di doppiati perché mi hanno un po' bloccato, ma dai, abbiamo fatto una bella gara, sono contento e adesso abbiamo la Super Campioni e facciamo il meglio possibile di là, che sarà dura anche. Allora, la forma fisica mi sembra completamente risolta, mi sembra che tu sei completamente a posto. Sì, dai, abbiamo iniziato questa stagione un po' indietro, non eravamo molto allenati, però adesso... Siamo arrivati a un bel punto, abbiamo lavorato molto con il preparatore fisico e anche in moto, quindi siamo quasi pronti, adesso anche dal mondiale faremo delle belle gare sicuramente. Senti, nella prima manche cosa è successo? E niente, nella prima manche ho causato un po' di mal di braccia, però sono stato contento lo stesso, ho venuto terzo, è stata un'ottima manche, sono stato lì con Michele Cervellini e Furlotti, quindi un buon ritmo, diciamo. Ok, benissimo. Riccio, ti lascio, sì, lascio la linea per questa la premiazione. Senti i motori del giro di warm up per i piloti della MX1, quindi pronti per consegnare i meritati trofei, i meritati premi ai piloti che se li sono meritati, mentre la regia ci mostra i piloti che stanno sfilando verso l'ingresso Maxis per il loro giro di ricognizione con gli highlight intanto proprio di gara 1 per quel che riguarda la MX1. E qui ridevamo prima quando Righi diceva beh, c'è stato un contatto, le traiettorie si incrociavano. No, gli highlights questi, scusate, questi sono ancora gli highlights, esatto, dell'MX2. Gli highlights dell'MX2 della gara che abbiamo appena visto. E con la buona partenza per Simone Furlotti, l'attacco che avevamo già seguito di Ivo Monticelli e poi l'inseguimento che è durata per tutta la gara, la pressione costante da parte di Simone che lo spinge, lo tallona, perde qualche metro, lo recupera. E la guida attenta di Ivo Monticelli che si è molto calmato, seppur come vedete come sono seduti e come guidano la moto in maniera diversa, intanto questa la caduta che si è risolta positivamente per Brugnoni. E qui proprio il momento dell'attacco decisivo. Guardate, triplo lancio lungo, è riuscito a tirar su la moto proprio per saltare la terza wave, la terza gobba e l'arrivo vittorioso. Ed eccoli là sul podio i tre protagonisti: Luigi Ciattaglia, storico e attivissimo presidente del motoclub, la locomotiva incredibile, un signore che ha una passione pazzesca per quello che fa e riesce a tenere alto il nome di Cingoli in tutta Italia e in tutto il mondo, perché come detto qui si sono svolte battaglie epiche, un numero incredibile di gare internazionali, di Coppa Mille Dollari, cioè,
c'è stato veramente di tutto su questo tracciato. Davvero tanto. Sì. Non ci può essere più il mondiale, perché per fare un mondiale costa veramente tanto. Intanto i volti sorridenti di Larranaga a sinistra, di Monticelli a destra e al centro del vincitore Simone Furlotti, che era sicuramente raggiante. Se non vale errato, mi sembra che sia la prima gara di campionato che vince. Non io vorrei credo di sì. Una quasi, castroneria, ma penso che quasi sia la prima, sicuramente, quasi sì. La mettiamo lì quasi certa, insomma, la quotiamo alta. Quindi i piloti invece della MX1 hanno appena concluso il loro giro di ricognizione e direi che la cosa piacevole è anche il tanto pubblico che c'è oggi. Ieri una giornata pazzescamente fredda, l'aggettivo forse è un po' tirato. No, era fredda davvero. Freddo da paura. No, oggi d'altronde, no. Scusa, Cingoli la pista 800 metri, ma intanto andiamo a vedere quello che è successo in gara 1. Manche. Questa volta sì che sono gli highlights. Scatta di in gara testa 1. Lupino. Esatto. Che impone subito il suo ritmo. Però un ritmo che Riccardo Righi è stato in grado di tenere, perché sì, lo ha intanto qua un crash di Bertuzzo, che era in quarta posizione, peccato perché era partito bene, sì, anche lui, e si è sdraiato qui il Lupo con l'attacco. È stato un po' troppo deciso, direi. Io da pilota capisco che quando vedi quella, può dire, vedi il buco e poi c'è nuovamente la caduta, qua la caduta disarcionato, guarda che una bella lavoro. Caduta tosta, tra l'altro. Quello secondo me è uno dei punti più ostici della, sì, pista, perché si sale da quella salita viscida dove tanti saltano, tanti non saltano, si fanno delle buche stranissime, e lì se non si prende una buona confidenza con il terreno si rischia davvero di cadere. E l'ha successo l'ha presa purtroppo nella maniera sbagliata, sì, la infatti poi è molto piegata, credo che abbia recuperato fino alla settima, sesta posizione. Intanto scusa, Lupo che supera il suo testimone di matrimonio, sì, Bonini l'ha proprio fatto passare, diciamo. Sì, perché Bonini corre, per carità, ha messo su un bel team che segue un ragazzino nella 125, sì, per cui Bonini corre, sì, ma senza la pressione di qualche anno fa. Senza, gara, diciamo, la velleità di dover vincere, ecco. Riccardo Righi è un ragazzo che anche in questo caso noi sembra che ci ripetiamo, se lo merita, vabbè, ma lui veramente viene da degli infortuni pazzesco. Pesanti, ma pesanti, pesanti, pesanti. Anni fa ha rischiato veramente grosso in Repubblica Ceca, quindi rivederlo. Se lo merita. Rivederlo così veloce, così. Gli perdoniamo anche quell'entrata un po' ruvida. Ma sì, insomma, le gare sono così, nel senso, non è che si parte per buttare in terra la gente. No, è chiaro che quando si vede il buco si prova. Esatto. In quel caso lì ha avuto la peggio Lupino. Adesso vediamo come. So che si sono spiegati, me lo auguro, sì, perché siamo un bel gruppo noi crossisti. Quindi la alla gente fine fuori della mancia, appunto. Sì, la gente fuori al comune si spiega. Allora, vai, Tambu, ancora te. Ok, Riccio. Allora, sono qui con Emanuele Giovannelli, che è il team manager di Furlo. Lotti, visibilmente soddisfatto, un sorriso da parte a parte. Garona. Guarda, è tutto l'inverno che ci crediamo, e ha fatto dei grandi internazionali d'Italia, si è allenato tantissimo, lui come tutta la squadra, Zecchine, Mantovani, e questi sono i risultati di un duro lavoro, contentissimi. Abbiamo visto un campionato italiano che è iniziato alla grande, tu da ex corridore di quelli veraci vorresti tornare in pista? Guarda, ormai il mio tempo è passato, mi stanno dando soddisfazioni questi ragazzi che sono più belli di quando correvo io, veramente, sono il settimo cielo, e ringraziamo tutti i nostri sponsor che ci stanno aiutando, vogliamo raggiungere risultati importanti. Benissimo, salutiamo Emanuele Giovannelli. Riccio, se sei pronto, sì, puoi ritornare in pista. Come diceva qualcuno, sono nato pronto, ci provo almeno. Allora, Emanuele Giovannelli, indimenticato pilota di motocross del Mondiale 500, sì, indimenticato protagonista dell'italiano del Mondiale Supermoto, nei quad, quindi le ha provate veramente quasi tutte. Pure lui, il trial non era la sua portata, perché la stazza è troppo importante. Che è, esatto, lo speedway gli mancano come specialità con le ruote artigliate, diciamo, anche qualche gara d'enduro ha fatto. Ed ecco i piloti che si schierano. I tempi di ieri hanno visto Ale Lupino più veloce di Tanel Leoc, più veloce di José Butrón. E qui parliamo di tre piloti che fanno il mondiale, come di Clemen Gerchar, il pilota sloveno con il numero 62, che ha vinto il mondiale MX3, esatto, ecco. Quindi voglio dire, non fa. È che è uno di quelli che va piano, non come uno di primo piso. No, come Rui Goncalves, altro pilota, il portoghese, che è stato in squadre ufficiali, quindi è un pilota da un grande passato e un grande presente, in quinta posizione nei tempi assoluti davanti a Righi, a David Philippars, anche lui continua a correre perché non riesce a scendere dalla moto, no, ma ormai il suo ruolo è quello
livello di team manager team. Insomma, la prima manche ha finito quarto, sì. Se l'è giocata molto bene con Leo, che è uno dei suoi acerrimi avversari da tempo. Sempre. Perciò io credo che non vada poi così male, in queste situazioni dove bisogna tirare fuori molta esperienza, lui ne ha da vendere. Esatto, esatto. Poi ci abbiamo De Bortoli, quest'anno in un team familiare con il suo amico Marco Paganini nell'MX2, in ottavo assoluto. Poi Bertuzzo, che non avevo visto benissimo gli internazionali, invece qui era partito bene, poi purtroppo la scivolata ci sta. Davanti a Pezzuto, che ha cambiato in corso d'opera squadra, è rimasto sulla Yamaha, direi buona prestazione per lui. Quindi di Bonini abbiamo detto. Muratori, che ha debuttato quest'oggi in gara 1 con un ritiro purtroppo, nonostante ieri era andato bene, era messo nei 10, nei 15 nelle prime tornate, però poi purtroppo un problema, visto ritirarsi, sì. E poi c'è Muratori, come detto, che ha debuttato quest'oggi con la 4,5, davanti a Wisocki, un pilota polacco, anche lui partecipante veloce con la squadra polacca alla Nazione, quindi un pilota di livello. Quindi la settima posizione di gruppo, 14esima nello schieramento per Nicola Recchia, su cui spendiamo due parole di più. Perché? Perché lo scorso anno, fino alla caduta drammatica, fortunatamente risolta a Cavallara, era stato grande protagonista. Poi anche per lui cambio di squadra, cambio di moto, ancora deve evidentemente riprendere un po' il feeling. La moto poi comunque è una moto difficile, perché chiama 4,5, è una moto davvero importante da guidare, gestire, esatto, e da settare, diciamo così, però speriamo che riesca. Poi ha dato una gran botta due settimane fa a Mantova in allenamento, quindi gli auguriamo di tornare ad essere il Nicola Recchia, esatto, che conosciamo. E poi attenzione, Thomas Ragadini con la 300, un ragazzino ligure che nel minicross anni fa andava forte, poi ha smesso, ha continuato, e adesso è salito con la 300 e si sta divertendo. Ho visto un sacco di 300, sì, parecchie, ce ne sono 14 anche nel gruppo B, parecchie, esatto. Perciò insomma sta a dimostrare che le moto sono competitive, sì. e la gente magari che poi classe 300 sono quasi tutte 250, sì, perché sì, ancora sì. I kit 300 per alcune aziende non sono arrivate, quindi sono 250, però comunque la moto è competitiva, sì, nonostante si corra con le più grosse 450. Ma ora le chiacchiere stanno a zero, perché si alza la cartellina, Maxis alza il cartello dei 15 secondi alla via, e tra poco sarà la volta della tua cartellina, quella Tecnobus, visto che tu sei responsabile del Racing Service di Tecnobus, che darà l'ultimo segnale, che con gli occhi puntati alla sbarra e si muovono. Un momento preciso, cerchiamo di capire ancora una volta, il riverbero del sole non ci aiuta in questo compito. Mucchio, no, si defilano. Uno squarna proprio. Non riesco proprio ad individuarla. Ora ci proveremo la maglia rossa e forse. Paura che sia con calma, bianca, con calma il parafango, potrebbe essere uno. E poi dietro c'è una Honda che potrebbe essere il Lupo, mi sì, sembra, Lupino, dovrebbe essere la come guida, probabilmente. Sì, sì, è Lupo. Con Calves e Lupini. E dietro c'è un'altra squadra che potrebbe essere quella di Leoc, quindi vedremo se ci abbiamo beccato. Salta lunghissimo, e in particolare HRC forniti al team Lupino Asso Motor, evidentemente fanno il loro lavoro. Lupino, Calves, Leoc, e poi c'è una Kawasaki che penso sia quella di Bertuzzo, sì. Quindi si riconferma là davanti. Ottimo start. Lupino vuole imprimere, non abbia sbagliato. No, che fortuna, però aspetta, non lo diciamo troppo presto, no, perché almeno no. Tre ne abbiamo beccati dietro, con riserva di controllo, dai. Lupino vuole imprimere subito il suo ritmo e andarsene via a dispetto di quello che è successo nella prima manche con Righi, perciò. Già, guarda quanto si è allungato il imprimendo. Guarda, e l'attacco esterno di Tanel Leoc sul compagno di squadra Goncalves, e poi c'è una maglia strana che non riesco a riconoscere, mi sembra quella del 3MX, potrebbe essere i Gipponi, me lo auguro per lui se fosse partito. Tra l'altro, si vede. Guardavo prima. No, è Butron. Ah, okay. Butron 137 per José Butron, poi c'è la Kawasaki e due Kawasaki. Non riesco ad individuare. Probabilmente sono Schito No, mi sa che da come sono transitati, no, Albertoni e Barattini, ma ora attendiamo, perché grazie al monitor MGM Timing fra poco ne sapremo di più. Perché certo che c'è Lupino davanti e va sul traguardo, alle sue spalle dovrebbe essere
dovrebbe essere, adesso come si aggiorna la pagina, Goncalves, e poi terzo c'è Leoc, quarto Butron, quinto è transitato Bertuzzo, sesto Bonini, ecco le due Kawasaki di Bertuzzo e Bonini, poi Romancic, De Bortoli, Bertuccelli, Recchia è lì, questa volta è partito bene, davanti a Gerca, a Gerciar, a Visoschi, Furlotti, Cristian che è il gemello di Simone, e poi Memoli, compagnone Schito, eccoli qua le prime posizioni, quindi direi però i primi tre hanno già preso un piccolo margine di vantaggio, quindi il ritmo dei tre da mondiale come sempre è un pizzico più veloce di quello degli altri. Parlavamo prima del team di Ottobiano che curiosando prima nel paddock, facendo un giro, ha visto la moto di Tana e Leo che è completamente originale. Ah sì, completamente originale. Dopo bisogna vedere dentro. Beh, ovviamente, però in maniera estetica sì. Il silenziatore, le parti, il carter e quant'altro sono proprio standard. Perché anche lo scorso anno ha corso da privato, sì, tra virgolette, il mondiale con una KTM, sì, però svolgeva il ruolo anche di collaudatore. Assolutamente, sicuramente è questa la risposta, però come scende da quella discesa, esatto, non ha bisogno dei pezzi, di pezzi. Ma anche Butron dietro, sì. José Butron, il pazzo spagnolo, quel pazzo di José, come recitava la pubblicità, che era Pablo, ma lui è José. Oggi non è riuscito a sorprendere tutti nelle partenze che sono solitamente il suo forte, esatto. Quindi sì, vedremo se riuscirà ora a recuperare, sembra di sì, perché Tanel Leo che è assolutamente alla sua portata. E ora ci prova, ma bel confronto lì davanti. Il Lupo se ne sta avvantaggiando perché prende qualche metro di vantaggio in questi momenti, ma la gara è assolutamente ancora lunga, ci sono 21 minuti ancora, più due giri, con Butron che tenta l'attacco, e nel frattempo non abbiamo visto dove il vincitore di gara 1, Righi, infatti non ci viene dato delle prime 20 posizioni. Comunque, purtroppo ancora la connessione non mi consente di mettermi con il computer a cercarlo, e quindi peccato per Righi, speriamo che ci aiuti la grafica. I primi quattro piloti al vertice sono comunque quattro piloti con esperienza mondiale, assolutamente importante. Mi piacerebbe vedere Lupino così alle gare del mondiale. È vero, è quello che diciamo perché sempre ce l'ha, dall'anno scorso. Ce l'ha, ma purtroppo Porco Cane purtroppo non riesce a essere così concreto. Tutto rispetto, assolutamente, glielo ho detto anche di persona, quindi sa benissimo. Però questa che gente lo diciamo perché gli vogliamo bene, vogliamo un altro italiano oltre ad Antonio. E intanto Tanel l'attacco davanti di Tanel nei confronti. L'attacco di attenzione a Butron dietro che è scatenato. Intanto in staccata. Si riconnette internet, c'ho gli amici che mi mandano, grazie a Maurizio Musillo che mi manda l'aggiornamento. Righi 19esimo, ma ora posso vederlo anch'io. Comunque è bello questo gruppo che si aiuta, di autoaiuto. D'altronde se non ci va la connessione è anche colpa nostra, no? No, assolutamente. Quindi grazie a Maurizio per l'aggiornamento. 19esimo, e infatti eccolo là, anzi sì, 19esimo alle spalle di David che non è partito benissimo, e Lupino che vedo concreto Butro. Allora intanto sì, vai Tambo, ancora te la linea. Allora qui Alfredo Bevilacqua, un attimo ancora di avere la telecamera a mio favore perché sta passando proprio Lupino mentre la telecamera. Allora Alfredo Bevilacqua, manager di Lupino, questa manche sta andando, incrocia le dita, ma sta andando molto bene. Sì, questa va in base anche alle nostre aspettative perché Alessandro è molto allenato e quest'anno sono fiducioso per una buona stagione. Purtroppo gara 1 è stata un po' falsata da quel contatto che c'è stato, per me è stato un po' al limite, un po' esagerato, prima manche, prima gara di un campionato, però questo è il motocross. Io personalmente avrei solo mantenuto un attimo il livello un po' più tranquillo per evitare a inizio stagione degli scretti tra i piloti, però andiamo avanti e questa è sicuramente una bella prova di campionato e altissimo il livello tra i protagonisti. Senti, il Lupo qui sembra veramente in forma, in palla, è partito a razzo, si è ricaricato tra una manche e l'altra. Ma forse un attimo deve anche far mente locale che in gara 1 ha fatto anche qualche errorino su lui e adesso vuole dimostrare il suo livello e la sua preparazione di quest'inverno, che nelle prime due prove di mondiale non siamo riusciti anche noi a toccare con mano, però si sente molto preparato e determinato. Mi sembra che stia andando, incrociando le dita, come hai detto, tutto bene per il momento.
Bene, ringraziamo Freddy Bevilacqua, a te Riccioli. Grazie, grazie. Allora sì, direi che l'analisi fatta da Alfredo è reale, assolutamente reale, veritiera, pacata, perché ci sta, forse Sirighi ha esagerato un po', ma è un ragazzino che vuole dimostrare quello di cui è capace, e purtroppo per lui sulla sua strada è capitato alle Lupino. Ricordiamo, lo scorso anno anche la prima prova al Castiglione del Lago c'è stato un bel contatto tra due senatori come Guarneri e Philip Hertz, quindi non con sempre, Screzzi, con Screzzi, fine, esatto, fine, sì, 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 quindi vabbè, ha detto poi, ha chiuso la frase del maniera migliore, ha detto questo è il motocross, è questo il motocross. A volte si prendono, a volte si danno. Esatto, a volte si danno, magari se con massima sportività e poi chiedendosi scusa alla fine. Bertuzzo, allora, torniamo ancora quinto, Bertuzzo bravo, con il team Scoccia. Sì, che è un team piccolo, gestione anche suo familiare. Un team risolutore, tutti quelli che ci vanno, poi sembra che vadano meglio, no? È vero, assolutamente. Quindi Bonini vedremo. Sesto. Bonini bravo, Matteo è un ragazzo, non è più giovanissimo, ma anche lui ha avuto la sua bella e grande importante esperienza, inquadrato in questo momento con il suo numero storico 36, e ora segue anche dei ragazzi per farli crescere, però direi che se la cava la moto, sa come si guida, forse peccherà un po' di allenamento perché è impegnato nella gestione del team, ma direi che una buona posizione per lui attualmente in sesta davanti a Romancic. Intanto un piccolo jolly se lo gioca nuovamente Pierfilippo Bertuzzo con il 317, invece la KTM Leopard Racing ad inseguire quella di Leoc con Goncalves, che ha tirato un po' il remi in barca, perché come diceva Righi c'è la supercampione che c'ha un bel montepremi, certo. Che non è per essere venali, ma è naturalmente il campionato importante, anche per è logico, un po' di companatico ci sta, ci vuole, assolutamente, perché per con cui la gloria e con due applausi sotto il podio, esatto, non è che, esatto, invece ci vogliono i soldi per far girare non solo l'economia ma per togliersi qualche sfizio, è lì che l'obiettivo sarà puntato, e questa pista direi un pochino favorisce le 4.50, perché sì, ci sono un paio di allunghi come la partenza, che è molto la partenza lunga, ma anche il nuovo triplo e tutto il pezzo assalendo dalla cava, lì sicuramente con un po' di cavalleria importante insomma le buche si sentono meno, però abbiamo imparato in questi anni che non è detto che le 2.50 4 tempi non si mettano in evidenza, quindi vedremo, perché ancora la gara è lunga, c'è possibilità di migliorare. Intanto Gerchar, come mi hanno detto che si dice in sloveno, chiedo scusa, Klemen Gerchar è in nona posizione, decimo Wisowski, e poi c'è Ricchia immediatamente alle loro spalle, undicesimo, davanti a Bertuccelli, Cristian Purlotti, David Filippars e Riccardo Righi, che stanno recuperando. Filippars e Righi in questa manche sono un po' attardati e sembra che non stiano girando con tempi buonissimi, ma sicuramente più veloci di quelli che li precedono, dei 3 o 4 che hanno davanti. Esatto. Perciò è probabile che in questi 15 minuti riescano a sopravanzare. Sì, anche perché sono ben preparati, lo hanno dimostrato soprattutto Riccardo in gara 1, vedremo se riuscirà a recuperare. Sua maggior ragione per dire quanto è importante soprattutto qui partire bene. Sì, come con questa pista dove ci sono poche traiettorie buone, poche linee buone, perciò imprimere da subito un ottimo ritmo da una mano, assolutamente. E vedremo, perché la gara ancora relativamente lunga, sono trascorsi solo i primi 11 minuti, rimangono ancora ne rimangono altri 14 più due giri, e gli spazi si sono allungati. Il lupo, come ha detto Alberto Bevilacqua del team Assomoto Red Moto, è bello carico, perché vuol dimostrare che gli errori che ha commesso, al di là del contatto con Righi, poi l'altra caduta, errore, ci sta, perché la pista, come hai detto tu, è particolarmente segnata, però ha dato un bel capottone, fortunatamente non ci sono stati danni, e ora sta guidando come meglio può, e i tempi sul giro ce lo danno non come più veloce, perché ha fatto leggermente meglio Tanner Leoc, che è veramente di una manciata di decimi, però
buono Bertuzzo alle spalle di Goncalves, davanti a Bonini, Romancic, poi Davide De Bortoli, anche lui viene da un mondiale travagliatissimo lo scorso anno con infortuni ancora una volta, Davide De Bortoli, e allora ha deciso di fare tutto in casa con papà, con due amici, ha messo su una struttura piccolina, gestione Lunardi, familiare Lunardi, con Lunardi che fornisce le onde naturalmente mondo, sì. E direi che se la sta cavando bene, perché sicuramente rimanere lontano dagli infortuni per tutti è una cosa determinante. Per De Bortoli l'anno scorso era la stagione un attimo, come posso dire, una stagione importante che lo vedeva impegnato nell'MX2 e mondiale, purtroppo è andata male, esatto. Tanti infortuni e poi il cambio di squadra e una serie di vicissitudini, sì, che lo hanno rallentato. Quest'anno la tranquillità di non avere la pressione, una buona gara fino a questo momento, l'aveva già fatta in gara 1, la sta replicando in gara 2, ottavo posto davanti a Gercher, a Visocchi, a Nicola Ricchia, perché c'è Leoc molto vicino a Lupino e noi, molto, molto, e noi dietro vediamo che Filippa Arzerighi stanno recuperando insieme con Filippa Arz 13esimo, 14esimo Ricchi Righi, davanti a Cristian Furlotti, Mallè e poi tutti gli altri, il primo della 300 e Thomas Ragadini, il primo della over, perché sappiamo che ci sono tre classifiche elite, over 21 e under 21, il primo della over è Bertuccelli, il secondo della over Cristian Furlotti, primo della under è Alfredo Memoli, tallonato da Thomas Ragadini, perché bisogna anche menzionare gli giusto, altri leader della classifica. No, Butron fuori, Butron fuori, Marco, qualcosa. Prima, poc'anzi, qualche giro prima, nella ruota posteriore, vedevo che si è girato sul salto dell'arrivo, guardare la ruota. Con il freno posteriore che si è bloccato per un salto, intanto Maurizio e il suo tecnico con, che stanno ad osservare, c'è Cristoforo Valente, compagno di squadra dell'Europeo 300 del Marchetti Racing, c'era Emilia pure Tiveddu, coordinator del team, tutti a vedere cosa fosse successo. Ora vanno con la, col pappagallo a stringere il dado della ruota, è incredibile. Non credo che abbiano perso, no, penso che per l'amor del cielo, no, dice no non mi fido, c'è qualcosa che non mi va, no, giustamente non vuol rischiare, invece poi rischia perché quel pazzo di José conferma quanto detto poc'anzi, pericoloso, però vabbè, se Maurizio ti tira un dado con quelle piccole manine, anche se quello si chiama pappagallo e viene usato una chiave che si adatta a tutti gli usi, se le tira lui con le sue dolci manine il dado rimane in sede, però sai, buttarsi nei canaloni di cingoli ci si deve buttare lui esatto. Poi nei canaloni vabbè, però sembra che sia ripartito, ora vedremo. Peccato perché cavolo, peccato, sì. Terza posizione e comunque stava andando parecchio forte. Sono interessato alla battaglia del infatti guarda un po' lì, hai detto bene, perché sta recuperando Tanelleo, che intanto è transitato in terza posizione con Calves, quarto c'è, ma quello che è Righi, no, sembrava fosse Righi, è così vicino a Bertuzzo, non poteva essere, però c'è Bonini che è stato, sta per essere preso da Romancic, c'è De Bortoli settimo, ottavo Gercher, nono Visocchi e decimo è transitato, no, ancora non è transitato Butron, o forse sì, decimo Filippars, undicesimo Righi, dodicesimo Bertuccelli, sta ha perso una decina di posizioni, esatto. E tredicesimo Recchia, che ha perso anche lui due o tre posizioni, quindi continua la gara difficile per Nicola Recchia, mentre Butron ancora non transita oltre la ventunesima posizione, ma deve fare quei pochi punti che gli servono per poter partecipare al supercampione, ne aveva fatti tanti in gara 1, penso che anche retrocedendo di così tante posizioni i punti gli possano bastare, ma non facciamo pronostici che poi potrebbero essere smentiti. È ripartito e forse transitato in trentesima posizione, no, niente, scivola ancora indietro, quindi va. Sì. La vedo dura per Butron, la vedo dura per Butron, ce lo auguriamo per lo spettacolo, perché averlo al via della supercampione sicuramente sarebbe spettacolare e divertente, ci auguriamo che riesca a recuperare quelle posizioni, mentre c'è Romancic, il pilota della Repubblica Ceca, che sta portandosi velocemente alle spalle di Bonini, come si sta avvicinando anche il numero 90 Tanel Leoc. I tempi in questi ultimi giri ce lo danno sempre, seppur di pochissimo, più veloce, ma intanto si è rifermato. Si è rifermato di nuovo. No, rientra. C'è Tambo, vai Tambo, a te la linea. Allora, sono qui col manager di Butron, purtroppo
sfiduciato, sicuramente non contento di quello che è accaduto. Cosa è successo? Purtroppo ho avuto un problema alla ruota posteriore, cose che capitano, dai. Speriamo di riuscire ad entrare nella superfinale in modo di poter insomma fare una buona gara superfinale. Vediamo ora i risultati, dovremmo esserci, però aspettiamo fine gara. Grazie. Allora ritorniamo in pista con te, Riccio, allora, sì, a vedere come va Butron. Sì, grazie, anche se lo potremo seguire solamente grazie alla live timing su MGM Timing per avere in video le immagini di Sport Television Live TV, ma anche con l'aggiornamento in tempo reale di quello che accade in pista, con l'ingresso ormai imminente nella top 10 per Righi alle spalle di Philippers. Sono stati protagonisti di un buon recupero i due che stanno avvicinandosi alle posizioni che contano, l'elite della dei primi 10 e Leoc che sta continuando a forzare in questi ultimi giri. Stanno girando con tempi da record, praticamente 45.8 per Leoc, 45.7 per Lupino, girano con gli stessi tempi, forza guadagnato, non togliamo il forza, guadagnato qualche metro a questo passaggio, quindi probabilmente c'è stata una piccola defiance, un piccolo errore per Tanel Leoc che è stato leggermente più lento a questo passaggio, quindi vedremo quello, leggermente, quasi un secondo e tre, certo, ha perso, quindi un piccolo errore che come sempre si paga carissimo. Però ancora 7 minuti più due giri, vedremo se Tanel avrà la forza di avvicinarsi, è un pilota che non molla abitualmente fino alla fine, continua a tirare perché ha tanta esperienza, è sempre stato velocissimo, quest'anno può correre un po' più tranquillo, lo scorso anno abbiamo detto affrontare il mondiale senza troppe pressioni, esatto, diciamo, sì. Io credo che Leo da 10-15 anni a questa parte sia una delle persone che curva più forte in assoluto, sempre, esatto. Ha una tecnica un po' particolare, ma è davvero uno veloce, guida molto avanti nella sella, sì, con le gambe larghe, una guida strana però evidentemente che riesce a mettere a frutto. Ha inquadrato Philippers in recupero e dovrebbe essere in decima posizione, sì. Decima posizione, undicesimo Righi, poi Bertuccelli, Cristian Furlotti, Lemo, Lirecchia. Certo, è certo una posizione che non compete a David, no, ma purtroppo, come dicevamo prima, la partenza qui è determinante, è partito attorno alla 20ª posizione, recuperare poi con non queste linee ridotte è difficile. Esatto, e nonostante tutto ci è riuscito perché era molto indietro, sì, insieme a Righi, stanno andando via insieme, seppur abbastanza distanziati tra di loro. Ma 5 minuti e mezzo davanti Lupino che tiene botta, qui la Honda, quest'anno il modello 217 di Honda è veramente spettacolare. Ne parlano tutti davvero molto bene. E chi si sale in sella, esatto. Poi hanno colmato il gap di cavalleria, sì, che contraddistingueva, diciamo, l'Honda. È sempre stata una delle moto più vendute, ma perché per l'amatore, l'appassionato, è una moto facile, gestibile, esatto, pronta all'uso. Qua gli hanno messo un po' di cavalli e gli hanno messo una particolare importante come il bottoncino che per i quattro tempi aiuta e non poco. E quindi quello ormai siamo nel 2017, esatto, dovrebbe essere una per legge, standard, dovrebbero esserci le moto cambiamento elettrico per legge. Intanto Riccardo Righi è lì che sta guidando, guardate quanto è grande fisicamente questo ragazzo. Nonostante sia giovane, è davvero, sì, un toro. È vero. E sta guidando bene, peccato per lui la brutta partenza, almeno pensiamo che sia una brutta partenza, ma abbiamo visto parecchi momenti critici nei primi metri di gara. Non si esclude magari qualche scivolata assolutamente. Però direi che sta salvando il salvabile, è undicesimo e ha recuperato la 26ª posizione, quindi, certo, quindi direi che non è roba da poco. No, assolutamente. Con invece un bravissimo Pierfilippo Bertuzzo che tiene botta a Matteo Bonini, a Roman Cicagherciar, De Bordo e gli altri che continuano la gara regolare. Ormai sembra che ci sia un patto di non belligeranza perché non vediamo piloti che stanno lottando per le posizioni. Ormai la gara si avvia alla conclusione. Doppiaggi invece da affrontare per Ale Lupino, ma il personale del motoclub Fagioli di Cingoli è preparato, poi si accorge ora il pilota sicuramente che sta per essere doppiato. Qualche urlo da parte, sì, di Lupino, ma è giusto che sia così. Quello lo sappiamo benissimo perché magari il pilota è impegnato a guidare, non fa caso alla bandiera blu. Questi ragazzi doppiati sono in battaglia con per la 20ª, 30ª le bandiere blu, vedete che sventolano, lì c'era
di davanti un ragazzo che quest'anno è passato anche lui la 300, con cui la 300 la classe, è uno Squarna 250 del team Ragni, per Alessio Della Mora, pilota anche lui praticamente di casa, che è sceso dalla quattro tempi per affrontare tutto il campionato europeo di questa cilindrata in questa stagione 2017. Attenzione, sta zizzagando un po' a rischio il lupo, però d'altronde ha un po' di margine su Leo, che almeno 4 secondi, sì, perciò, sì, 3 secondi e 9. E adesso sul finale della gara con i doppiaggi anche Leo che sta attento, guardate, questi stanno lottando, sono Schito e Thomas Marinizza, marinese anche lui della 300, in lotta per le posizioni di rincalzo, che però deve rallentare per far passare, rallentare, dar strada a Lupino e allo stesso tempo non perdere la scia di Schito, che ora va all'attacco. Quindi descriviamo anche queste lotte nelle posizioni di rincalzo, mentre approfittiamo appunto del passaggio che permette di inquadrarli di Lupino, che se ne sta andando ormai con decisione, 3 secondi e 9 che probabilmente saranno aumentati in questo passaggio, perché Leo che probabilmente si è trovato anche lui a dover doppiare dei piloti. Guardate il gesto, ormai ci sono i tamponi di fondo corsa dei manubri che sono stati rinforzati, perché per screbare danno sempre il tocco fortissimo con il manubrio, vero? Sì, è impressionante come in 10 anni sia cambiata la guida, davvero in una maniera importante. 15 anni, dai. Sì, sì, sì. Un'altra si è evoluta totalmente, si è evoluta totalmente, e da vicino spesso la televisione non, come sappiamo bene, schiaccia l'immagine, non ci si rende conto delle pendenze, dell'altezza dei salti. Ma vi posso assicurare e mi auguro che se verrete a vedere dal vivo una gara di cross, vi mettete vicino a un salto dove si sgreba, dove si tiene bassa la moto, sono impressionato. C'è un bel dislivello. C'è un bel dislivello ed è impressionante. Attenzione alla caduta. Una caduta alla curva su, vedo. Chi è? No, dovrebbe essere un doppiato, me lo auguro, sì, per Lupino, perché era transitato. No, la maglia non è assolutamente quella del lupo, e la maglia del lupo è quella delle Fiamme Oro, del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, color Bordeaux, con il numero 77, passato indenne, 5 secondi e 6, aumentato a dismisura. Sì, ha mollato un po' anche, esatto, Leo, secondo, sì, me. Si sta un attimo, sta tirando i remi in barca. Non sta sprecando energie in vista del main event della Supercampione con Goncalves, Rui Goncalves, sempre in terza posizione, e bravissimo Pippo Bertuzzo che è lì quarto davanti a Bonini, a Romanci e gli altri. Ma buona gara con Visocki che ha avuto la medaglia. Ai, ai, De Bortoli sta scivolando indietro, e attenzione perché De Bortoli, no, è sempre ottavo, quindi ho detto una castroneria. È Filippars che ha superato Visocki, scusate, ho visto un sovrapporsi per un attimo sul monitor, invece De Bortoli è sempre ottavo, ma c'è Davide Filippars che ha guadagnato una posizione, vedi che ora mi viene confermata, forse c'è stato un piccolo cambiamento, perché anche Righi si è passato De Bortoli, quindi sì, doveva essere aggiornata, sì, la classifica. Probabilmente una scivolata per De Bortoli, sì, un piccolo errore l'ha fatto retrocedere di qualche posizione, esatto, però direi che va bene, è lì nella, se non top 10, molto vicino con Calves che è inquadrato ora, in gara tranquilla, si sta giostrando anche, si sta zizzagando anche lui tra i doppiati, mentre ricapitoliamo, allora facciamo chiarezza, sì, allora Righi è nono, addirittura Righi ha passato sia De Bortoli che Filippers, ecco cos'era che era cambiato in maniera importante, che si erano sovrapposte le posizioni. Intanto, se non vado errato, con la coda dell'occhio ho visto transitare lo spagnolo, vediamo se è ancora in gara, sì, 37esimo, sì, mi viene dato però il ritardo di, sì, un paio, cerca, di giri, probabilmente cercherà, sì, di finire la manche per rendere qualche punto che gli consente di, esatto, di entrare nella supercampione, che sarebbe una gran perdita non avere Buffon in supercampione, con la classifica ormai standardizzata, con i doppiaggi di Goncalves che si lancia nella cava Pro Grip per poi andare ad affrontare il doppietto, e le varianti con il terreno, vedete, molto sassoso e ghiaioso di cingoli, Righi, De Bortoli, Filippars, tutti in fila indiana, poco lontani tra di loro, questo lo possiamo vedere dai tempi e da come si illumina il passaggio
al passaggio sul traguardo la loro posizione molto vicini, quindi ancora la possibilità per questi piloti in questi ultimi due giri che stanno ormai iniziando di darsi battaglia per guadagnare pochi punti, ma importanti, che potrebbero come sempre rivelarsi importantissimi da qui alla fine del campionato. Questo, eccolo qua inquadrato, il 317 José Butron che continua per onor di firma e per raccogliere quei pochi punti che penso gli possano bastare dopo il piazzamento di gara 1 per schierarsi al via della supercampione. Intanto Lupino inizia gli ultimi due giri, prontissima la grafica ce lo ricorda, due giri per lui, due giri per Tanel Leo che ormai è lontano 9 secondi e due giri anche per Rui Goncalves che invece di ritardo ne ha accumulato ben di più, 17 dal vertice, quindi questi primi tre piloti che vedremo se finirà così sul podio. Intanto lezioni di stile da parte di sono convinto che se dovesse guidare così starebbe sempre nella top 10 del mondo. Sicuro, sono sicuro, perché ce l'ha e forse scusate se mi ripeto, ma no, è una cosa che ci dispiace non vedere insomma è tanti anni che è lì e tanti anni che è proprio sull'orlo di fare dei risultati gli molto manca, buoni, come dicono quelli fighi, quello step in più per essere lì. E là le capacità, i mezzi, il team, tutto per il mio amico fare. Napoletano lo diceva in un'altra maniera. Vabbè, lo scazzimma si può dire, ormai è sdoganato. Lo cazzimma è sdoganato, quindi lo possiamo dire. Quindi il lupo è là davanti, ci fa piacere per l'ennesima volta, conferma la sua velocità davanti a tutti, ha dato lezioni di stile e continua a darne perché guida veramente bene Alessandro, guida veramente bene, uno stile pulito, preciso e allo stesso tempo spettacolare, unisce stile e spettacolarità. Guardate qua. Hanno incrementato anche un bello step sulla moto, sì, la moto me. Sì. Hanno un occhio particolare naturalmente, glielo fornisce anche RC con qualche pezzettino di quelli giusti. E si vede. Rispetto all'anno scorso sicuramente le moto sono più opposte. Oltre al team ufficiale HRC è il team di riferimento per Honda nel mondiale, quindi naturalmente qualcosina in più a livello tecnico. Ultimo giro per il Lupino è a quanti secondi di vantaggio? Adesso fra poco verranno visualizzati, si erano 9 abbondanti nel almeno giro precedente, decina, sì. Sì, ormai Leoc dopo averci provato, no, rimane lì stabile, 9 secondi e 3, però dai, non è sicuramente un problema. Intanto va a sponda, raschia la roccia della sponda di Cingoli, il lupo dà un'altra occhiata al suo team, guardate come la tecnica, come diciamo, è cambiata, vanno i salti, una volta si facevano ma erano anche fatti in maniera diversa, alti e lunghi, adesso si cerca sempre giustamente di tenere il più possibile, di sforzare il più possibile le ruote a terra per accelerare quanto prima. Intanto Beggi che Beggi anche per lui gli anni passano, mi sa che è quello più meno giovane, meno giovane, siamo politically correct per definire il Ciccio Hollywood e Beggi, che però continua a gareggiare, si diverte, lo fa ancora bene, uno che di esperienza di manetta ne ha la metà a disposizione però degli sicuramente altri. Non è più di primo pelo, la mette a disposizione degli altri perché ha diversi ragazzini che segue, li allena, quindi sicuramente vanno tutti a finire a far quello, sì, vabbè, chissà perché evidentemente bisogna essere portati anche a far quello, sì, assolutamente, e perché ce ne sono di cose da insegnare agli altri, e Lupino per il momento invece insegna agli altri, anzi si fa guardare le spalle perché il suo numero 77 neanche lo vede più, è talmente lontano dal Leoc e ora va a percorrere la variante, poi un paio di wave, un gradino per sforzare la velocità e il finish jump che lo porta sul traguardo del titolo di Cingoli per andare a vincere gara 2 della MX1. Alessandro Lupino, Honda Asso Motor Red Motor lì davanti con questa volta più tranquillità, meno sofferta, non ha avuto pressioni così ravvicinate da metterlo in difficoltà, e l'applauso dello suo staff con Fede, sua moglie che gli dà una bella spacca, Francesco Mefredi, altro componente importante del team, pacche che si sprecano naturalmente con Tanel Leoc secondo, la terza posizione per Rui Goncalves, terza piazza per il portoghese davanti a Pierfilippo Bertuzzo che ancora non è sul traguardo, non è apparsa la bandierina scacchi sul nostro monitor Quinto di Bonini. Servizio Quinto Bonini, intanto giustamente una soggettiva per mostrarci
le buche, guardate il lavoro delle forcelle degli ammortizzatori, questo tratto veramente sconnesso che mette in difficoltà i piloti. Poi continuiamo la classifica, è arrivato Bonini, quinto, bravo Sesto Matteo Romancic. Sesto Romancic, poi Clement Gerchar davanti al polacco Wysocki, Righi dovrebbe, vediamo, si chiude in nona posizione, Ricky davanti a De Bortoli decimo, se non cambia qualcosa nono Righi, sì, ci arrivano un po' in ritardo le posizioni, poi no, decimo Filippars, undicesimo De Bortoli, poi tutti gli altri, Bertuccelli, Furlotti, Pezzuto, Memoli e Recchia che ha mollato negli ultimi giri, evidentemente il dolore al ginocchio gonfio per la caduta di Mantova si fa sentire. Intanto belle replay, guardate le moto a pacco sulle buche in staccata in discesa di cingoli. Sono delle belle compressioni, delle belle buche, perciò sicuramente chi ha la moto a posto, chi ha testato parecchio nel corso dell'inverno è riuscito ad avere un bel feeling con le sospensioni e quant'altro. Intanto, mentre noi attendiamo Tambu che possa intervistare i tre protagonisti che poi vedremo sul podio, vi ricordo alle ore 16:40 non mollate il posto sul vostro divano perché ci sarà ancora lo spettacolo della Supercampione. Ora, dopo il podio, io mi dovrò fiondare in zona partenza dove ho due ospiti importanti di un altro mondo, sempre legato al motore, però parliamo della velocità, ve li anticipo perché magari vi farà piacere ascoltare quello che avranno a dire Enea Bastianini e Stefano Manzi. Ho dato loro appuntamento nei pressi del podio per una breve chiacchierata con uno dei protagonisti degli ultimi anni della Moto3 e uno che ci auguriamo lo diventi in Moto2 in questo 2017, ma poi mi farò spiegare da loro quali sono state le loro sensazioni nei test appena conclusi, mentre in questo caso il replay è per l'azione di Goncalves con anche in questo caso lo stile di guida del pilota portoghese, anche lui grandissimo protagonista di questi ultimi 10 anni del mondiale, più e più volte è stato pilota inserito in team ufficiali, quindi sicuramente un pilota che ha da dire molto ancora, perché non è giovanissimo ma non ha neanche molti anni, quindi ancora sarà sicuramente per anni protagonista del mondiale motocross, anche lui inserito nel team Ottobiano e con la sua Husqvarna che segue da vicino l'attività di questo team italiano di residenza, ma che ha quasi tutti i componenti stranieri. Sì. Esatto, quindi ma ormai la multietnicità è così, bisogna mescolarsi. Esatto. Allora, il lupo ancora in soggettiva, attendiamo, probabilmente ci sono le verifiche fonometriche che stanno effettuando, quindi non possono portare le moto al podio, mi auguro che sia in zona Tambu per andare a sentire. Intanto questo è Leoc, i stessi colori della Vomito moto. Vomito basso. Sì, vedete come guida larghe. Molto avanzato sulla sella, ginocchia larghe, ma gas... Gas a manetta. E allora ci siamo, Tambu con Lupino, vai Tambu. Eccolo qua. Purtroppo non lo seguiamo, almeno io non lo sento, penso ci siano dei problemi di audio per Massimo Tamburelli, speriamo che la regia riesca a risolverli, d'altronde non è per scusarci, ma oggi siamo in situazione strana con problemi di... Allora, torniamo con gli highlights, mi dice Luca Noce, speriamo di poter ripristinare il collegamento, ma intanto andiamo a vedere quello che è successo in questi primissimi metri di gara con i mucchi che abbiamo visto, l'assembramento e già la bagarre che si era sviluppata tra i piloti. Sì, subito Lupino ha preso il largo e dietro di lui Leoc con Calves e Butron hanno ingaggiato una bella lotta che ha permesso a Lupino di guadagnare. Questo è il momento successo sfortunato. Che purtroppo Butron ha avuto un problema con la ruota posteriore, non si è capito bene cosa, ma ha dovuto fermarsi un paio di volte e Lupino indisturbato ha impresso il suo ritmo ed è riuscito a... Sì, e intanto la bandiera a scacchi perché poi il resto della gara è stata abbastanza tranquilla, mentre vediamo i piloti del secondo gruppo che stanno del secondo gruppo, del gruppo B della MX2, quelli diciamo
leggermente più lenti, perché anche qui abbiamo dei nomi abbastanza di spicco per quel che riguarda i giovani soprattutto, sì, e che stanno entrando in pista per il giro di ricognizione, ma dovremmo essere già praticamente attivi con il podio per quel che riguarda la premiazione della classe MX1. Quindi probabilmente, le vedo da lontano, le ragazze Tecnomus e la ragazza Maxis che sono pronte per consegnare i premi. Vedo Tambu, mi viene confermato qualche problemino con la radiocamera, dicevo, oggi le distanze tra il pit lane, il podio e il camion regia sono importanti, quindi andiamo con la pubblicità. Io spero di poter raggiungere e conversare con i miei ospiti. Per il momento ringrazio Fabio Ferrari, appuntamento mi raccomando alle ore 16:40 per la manche del supercampione, ma io, mentre vediamo in lontananza il podio, i problemi sono con la radiocamera, ma con la camera lunga vediamo Goncalves che è già salito, no, anche la radiocamera ora entra in azione, Tanel Leo che è al centro, il raggiante Alessandro Lupino che va a prendere la prima vittoria di questa stagione 2017, quindi direi che è stata una bella gara assolutamente da livello per il campione italiano. Io direi che il livello qui è altissimo e perciò può essere solo che una buona cosa per l'Italia e per il campionato italiano. Come diceva Bianchini, un sacco di piloti iscritti, un sacco di livello alto, perciò non può essere che di buon auspicio. Assolutamente, aziende che si avvicinano e questo è importante, vuol dire che c'è seguito. E allora l'immagine campione italiano, ora se non ad errato andiamo in pubblicità e io mi fiondo come un Usain Bolt in discesa verso il podio, dove ad aspettarmi ci dovrebbero il condizionale d'obbligo, ma sono persone e ragazzi seri, ci saranno Elena Bastianini e Stefano Manzi per capire qualcosa anche del mondo della velocità. A tra poco, 16:40, prima con i due ospiti, poi non mollate, 16:40 supercampione. A tra pochissimo. A più tardi. Ciao Fabio, ciao, a più tardi. Ciao.